Buongiorno, benvenuti a State of Mind. Proseguiamo la nostra rubrica di interviste ai grandi clinici italiani. Siamo qui oggi con il professor Francesco Rovetto, professore di psicologia clinica presso l'Università di Pavia, psicologo, psichiatra, psicoterapeuta. Innanzitutto, professore, grazie per aver accettato questo invito a partecipare alla nostra iniziativa. Grazie a voi. E iniziamo subito con le solite domande che facciamo a chi segue un approccio cognitivo-comportamentale. E la prima domanda è: credo di poter dire che ognuno di noi ha dei principi teorici e clinici che ritiene irrinunciabili, o almeno molto importanti per orientarsi ed effettuare il lavoro clinico. Quali sono i suoi? Allora parto da un presupposto, che fino a 100 anni fa non c'erano psicologi, psichiatri, psicofarmaci affini, e l'umanità si è evoluta lo stesso. Quindi penso che tante volte, non dico che siamo inutili, ma insomma andiamo a complicare delle cose che in natura si sarebbero già risolte per conto proprio. La solidarietà che c'era magari all'interno di comunità, con magari riferimenti religiosi dal prete, il rabbino, l'educatore, eccetera, avevano in qualche maniera sopperito in una società un po' più semplice di quella di oggi. Quindi andarci a ritenere indispensabili è probabilmente presunzione, anche se in certi casi veramente ho visto dei risultati belli. Io mi sono avvicinato all'approccio comportamentale e cognitivo-comportamentale un po' di anni fa, nel senso ero studente all'università, facevo medicina all'epoca, e mi sono nel 70 occupato di terapia comportamentale con ritardati gravissimi. Perché è successo? Perché ero l'interprete degli psicologi che venivano in Italia, quindi ho tradotto Wolpe, ho tradotto Eysenck, ho tradotto anche Luria qualche volta, ho tradotto molte volte Victor Meyer. Quindi entrato in contatto con i capostipiti. Sì, io traducevo gratis e poi mi invitavano a pranzo, quindi per un ragazzo del secondo anno di medicina trovarsi a mangiare con questa gente, chiacchierare con loro, in qualche caso poi li ho invitati a casa, tipo Wolpe con sua moglie Stella, sono venuti diverse volte a casa mia. Ed erano emozioni forti, e allora ti accorgi che queste persone hanno avuto un approccio molto meno teorico di quanto non si creda. Cioè la teoria spesso segue la pratica, tu fai una cosa, vedi che funziona, poi devi scrivere un libro e allora dici che funziona per questo e per questo motivo. La teorizzi a posteriori. La teorizzi a posteriori, post hoc e giù a manetta, perché così fai una scuola. Io per esempio ho avuto l'occasione di prendere il primary con Ellis negli Stati Uniti, quello di Rec, questo capitava nell'80, qualcosa del genere, e quelle polemiche di Ellis contro Beck erano tutto fittizie, cioè non è che fossero uno contro l'altro, roba del genere, dicevano più o meno le stesse cose con termini diversi, se poi andavi a guardare un po' le cose, oppure Wolpe. Una differenza d'aspetto più che di sostanza. Sì, però voglio dire Milan contro Inter, no? Milanisti certo. Contro interisti, per cui poi hai gente di solito seguaci che si scannano per differenze lessicali, ma il capo scuola si diverte un po' a vedere queste differenze, ne frega proprio più di tanto. Chiaramente devi far parte di una squadra, quindi sostieni a spada tratta quello che dicono delle persone. Tutto sommato ricordo che Wolpe, per esempio, che era anche medico sudafricano, poi emigrato negli Stati Uniti, aveva considerazione dell'approccio cognitivo, però dice: già ci abbiamo tante robe da fare, a studiare il comportamento e mettere in relazione lo stimolo con la risposta, a vedere un po' che diavolo si fa.
Ma era sicuro che ci fosse qualcosa di intermedio tra S e R, non era così strettamente radicale. Come era appassionato di psicofarmacologia, solo che gli psicofarmaci non c'erano. Lo stesso Freud, tantissimi anni fa, ha detto: verrà un momento in cui ci saranno le medicine che risolveranno alcune cose. Al momento attuale, virgola, la psicanalisi è lo strumento migliore che abbiamo. Certo. Quindi queste persone qui, che poi sembrano tanto, soprattutto i loro seguaci, tanto o con me o contro di me, poi in realtà, essendo persone intelligenti, sono aperte anche alla commistione, anche alla curiosità. Ma se lei dovesse dire dal contatto con queste persone quali sono gli aspetti, come dire, applicativi che si è ritrovato ad utilizzare, ad abbracciare nella pratica clinica quotidiana? È essenzialmente una questione un po' di metodo, cioè osservare le cose che funzionano col paziente, poi magari domandarsi un po' perché hanno funzionato e ricordarsi che poi la gente guarisce per conto suo in molti casi, un po' per noia, un po' per maturazione, un po' per altri versi, e quindi mettere a confronto quello che è il recupero spontaneo con quello che è il reale effetto della terapia. Penso che tutto sommato le nostre capacità di previsione siano piuttosto modeste, cioè quando si dice questa persona è idonea per la genitorialità, piuttosto che questa persona è pericolosa socialmente, non è pericolosa socialmente, eccetera, il grado di previsione sia piuttosto modesto. In tempi recenti Kahneman, che è il premio Nobel per l'economia, comunque uno psicologo con cui ho avuto piacere di mangiare 3 anni fa, a livello così personale, di incontro con lui, con sua moglie e con altre persone, e lui ha stressato molto nel suo libro Pensieri lenti e veloci questo aspetto della scarsa capacità di previsione, tra l'altro, che abbiamo in psicologia. Aveva iniziato come psicologo dell'esercito israeliano e poi ha visto che in fondo piccole cose servono, ma teorie molto complicate crollano assolutamente al di sotto delle capacità. Proprio a tirare la monetina a volte si azzecca di più. Quindi un bagno di umiltà quando hai contatti con queste persone intelligenti, te lo fai. Quindi sostanzialmente non è tanto, come dire, una questione di aumentare il nostro grado di certezza, ma di acquisire il metodo di osservare e riflettere su quello che succede al paziente, sì, man mano che ci muoviamo. E soprattutto trovare terapie giuste per i nostri pazienti, giuste nel senso che funzionino, e non forzare i nostri pazienti all'interno di una teoria che noi ci siamo precostituiti, perché questo l'ho visto fare da molte persone, cioè pagare una formazione a alto costo, e come ho visto per esempio gente che si compra macchine da biofeedback da 20.000 euro e attacca elettrodi a tutti, cioè se vivi in un mondo... Se hai un martello vedi tutti come chiodi, insomma. Certo. Quindi il discorso, alla fine tu pensi di essere un grande terapeuta perché hai una macchina molto costosa a disposizione. In realtà c'è qualcuno che ha bisogno di biofeedback, funziona benissimo su certe cose, ma non tutti. Quindi il criterio per selezionare il paziente idoneo per una certa cosa, senza obbligare tutti a rientrare nel nostro paradigma, ho visto con interesse l'evoluzione di macchine non low cost, perché costano, ma non certo più costose come un'automobile, e questo forse lascia il terapeuta più libero di applicarle se necessario, torcicollo spasmodico,
rampo dello scrivano, altre cose possono trarre un enorme giovamento. Quindi lo stesso con le teorie, se tu hai comprato a 30.000 euro nel corso della tua formazione di 4 o più anni una teoria, poi la vuoi applicare su tutti ovunque. Quanti, ovunque. C'è caso, voglio dire, che altre cose funzionino meglio. Per esempio, in ambito cognitivo comportamentale, a volte si trova gente che a usare terminologie psicanalitiche non reagisce, no? Il transfer e il controtransfer esistono, i meccanismi di difesa esistono, tant'è vero che ora nel DSM-4 e anche nel 5, più nel 4 TR e nel 5 sono stati anche analizzati approfonditamente in maniera non psicodinamica. E ritenersi contaminato, se usi un termine tipo meccanismo di difesa, ti obbliga a dei giri terribili di parole. Io penso che se i psicanalisti avessero sempre sbagliato, sarebbero Dio, perché saprebbero la realtà per poi dirti il contrario, sempre, in ogni caso. Essendo esseri umani, a volte ci azzeccano anche. Non quindi lei è comunque aperta a un confronto anche con approcci, con l'integrazione, con approcci che non sono prettamente cognitivi. Le è mai capitato di confrontarsi in prima persona? Accidenti, sì. Certo, tanti anni fa a Parma sono venuti Holtz e Eagle, che erano presidente dell'associazione dei psicanalisti americani, e mi hanno detto, eravamo seduti uno vicino all'altro, hanno detto una cosa importantissima: psicanalisi non è una terapia. Inutile che cerchiate discorsi del tipo ricerca di efficacia, di efficienza, eccetera, perché mal si presta a questa cosa. È un lungo percorso di crescita, di conoscenza di sé, è un'analisi. Quindi andare a cercare l'evidence based in un ambito che non ha quella finalità mi è piaciuto molto. Io sono stato orgoglioso di stare seduto vicino a loro. Certo, bisogna vedere se a livello sociale in molti sono disposti a fare un percorso del genere di 3 visite alla settimana per 7-8 anni per un percorso dentro di sé. Se io fossi un regista televisivo sicuramente farei un corso di analisi, perché certi simboli, certi sogni, certe associazioni che hanno studiato meglio loro di noi. Ora non è che io sia proprio un appassionato di psicanalisi, perché ci vorrebbe una vita a studiarla, però ne rispetto, ma il discorso, per esempio farmaci, quello è il mio cavallo di battaglia, sono tanti anni fa. Lavoravo come psicologo, mai lavorato come psichiatra o come medico in un consultorio, e una mia collega che mi era capa all'epoca, psicologa di origini filosofiche perché non esisteva ancora Padova, ha preso una cartonata secondo me abbastanza grossa in merito agli effetti collaterali di un farmaco, pensando che il paziente ne ricevesse troppo e pochi, invece ne riceveva troppo. Le ho detto: guarda, riferisci ciò che vedi agli psichiatri senza interpretazione, senza parlare di ritiro autistico nel paziente, suggerendo quindi implicitamente il bisogno di aumentare. Il paziente è stato preso in carico adeguatamente dai colleghi psichiatri, e allora da lì ho capito che per esempio per gli psicologi era importantissimo sapere di psicofarmacologia, e questo non per far diventare di loro dei piccoli medici, certo, ma per farli diventare dei grandi psicologi. E anche lì, per esempio, mi sono trovato a vedere delle lezioni tenute da psichiatri in merito alla psicofarmacologia agli psicologi, e non avevo capito assolutamente il bersaglio. Lo psicologo non importa nulla sapere del recettore di 1, di 2, di 5 oppure del CIP 450 o dei metaboliti epatici dell'oxetium. E invece le lezioni erano fatte tutte su quella base lì. Importa sapere che cosa vuol dire prendere un farmaco, importa sapere che emozioni dà, cosa ti puoi aspettare, ma anche cosa non ti puoi aspettare. Se sei depresso e prendi una medicina antidepressiva, non è detto che tu guarisca.
le statistiche sono piuttosto limitate, il placebo fa 40 e il farmaco fa un restante 30, si arriva al 70 ma c'è un 30 di non responders. E poi un'altra cosa che mi capita di dire, che io non ho mai guarito nessuno di vita mia, ma lo dico proprio faccia anche io fondamentalmente quello che faccio con i pazienti è aiutarli a vedere il circolo vizioso in cui sono caduti, un circolo vizioso pieno di retroazioni, per cui più sei fobico e meno esci, e meno esci e più ti aumenta la paura di uscire, più hai paura degli esami, più dici non ce la farò e poi non ti presenti nemmeno, eccetera eccetera. Allora si vede il circolo vizioso. Questo circolo vizioso è costituito da aspetti cognitivi, ma anche da aspetti comportamentali, anche da aspetti biologici, anche da aspetti di convenienza, cioè quali sono i rinforzi che sostengono tutto quanto. E voi potete saltare intorno a un paziente con le tecniche più giuste, ma occorre ricordarsi che i pazienti vengono da noi per essere curati, ma non hanno spesso nessuna voglia di guarire, hanno paura di guarire, perché la malattia, a mio avviso, la possiamo vedere come un equilibrio. Ci sono molte persone che pensano alla malattia come uno squilibrio, invece la malattia è un meraviglioso equilibrio. Poi sei fobico, hai paura dell'ascensore, non sali in ascensore e vivi bene, hai paura degli esami, non fai gli esami e tira a campare, ma c'è un equilibrio della malattia. Ora, quando noi andiamo a rompere l'equilibrio, non me ne importa nulla se ci vado dal punto di vista cognitivo, comportamentale, farmacologico o con l'esorcismo, non frega nulla. Il discorso è noi togliamo un equilibrio. Quindi ci dobbiamo aspettare una risposta. Ci dobbiamo aspettare una risposta disequilibrata, almeno in parte. All'inizio sì, è un po' come aggiustare un osso. Se c'è una frattura di un osso. Bisogna fare un po' più di male. Se c'è una frattura di un osso comminuta, esposta, eccetera, lo devi tirare, si chiama riduzione della frattura e fa male cane. Ma l'osso, una volta rotto, la gamba è storta e fa meno male. E poi ci si rende conto che avere messo il gesso e raddrizzato la gamba è un beneficio per tutto il resto della vita. Però alla fine, apparentemente l'ortopedico fa un lavoro importante di riduzione della frattura, apre, prende le ossa, le mette dritte, due bulloni, un pezzo di ferro e il gesso intorno. Ma chi guarisce in realtà sono gli osteoblasti e gli osteoclasti del paziente, che risaldano un osso dritto, cioè è un lavorio suo. Certo. Certo, l'ortopedico è stato molto utile, però il lavoro è suo. Se tu fai la stessa operazione a una donna di 90 anni, l'osso non si ripara. Quindi quello che noi possiamo fare è identificare la trappola in cui è caduta una persona, aiutarlo a concettualizzarla, condividere con lui o con lei questa visione e condividere anche gli strumenti. Se uno non vuole i farmaci, non glieli do, perché li devo forzare? O se uno non vuole lavorare a livello cognitivo. L'altro giorno, il giovedì scorso, ho portato un mio paziente a Roma in aereo, e lui 4-5 anni fa diceva che mai sarebbe salito su un aereo. Abbiamo fatto tante altre cose, per me ero ricordato. Sta benone, ora ha avuto due promozioni sul lavoro, ha preso decisioni a livello personale. Mi ricordavo di questo e ho detto se voleva venire. È stato contento, ecco, perché ha smentito un assunto, io mai in aereo, io ci morirei dentro o altre cose del genere. Ho riso. Quindi questo era un aspetto, certo, apparentemente comportamentale. In realtà è stata un'occasione di divertimento. Anche relazionale, anche cognitiva. Anche relazionale e soprattutto cognitiva, direi, perché la visione di se stesso, del futuro. Diceva, se va ancora a Roma mi chiami, dico, ma senti, è molto meglio che tu ci vada con degli amici,
piuttosto che per conto tuo, e sei in grado di farlo. Abbiamo detto psicanalisi, psicofarmacologia, le nuove orientamenti di terza ondata vanno allo stesso modo. Casualmente mi è capitato, quando avevo 18 anni, forse non ero ancora in università, forse ero ancora al liceo, di andare a fare ginnastica a Milano, un posto dove c'era un signore medico che diceva che per tendere i muscoli bisognava imparare a rilassarli, e lui lo chiamava autogene training, ed era un seguace diretto di Schulz, si chiamava Otto Lanz, ora morto. E quindi io dicevo vado a fare ginnastica, in realtà era training autogeno che precedeva poi la ginnastica, perché diceva ci sono muscoli agonisti e muscoli antagonisti, quindi se voi volete tirare un muscolo è meglio che rilassate quell'antagonista, se no fate un lavoro isometrico, voglio dire, di quelli pesantissimi. E poi per un altro verso, invece all'inizio dell'università mi ero avvicinato, si parla del 70, mi ero avvicinato alla meditazione trascendentale del Maharishi Naresh Yogi, che ho fatto, mia moglie ha partorito con la meditazione trascendentale. E sono cose che non solo conosco, ma vivo da 50 anni, e funziona anche lì, capito? Poi lì si formalizza. Quindi sono state una formalizzazione? Sono state una formalizzazione di strumenti che avevamo già da tempo, e penso per esempio al discorso ACT, dell'acceptance, dell'accettazione, che sia un discorso straordinariamente attuale, perché ci sono cose che puoi cambiare e su quelle agisci, ma ci sono cose che non puoi cambiare, e dire io non l'accetto è inutile. Quindi l'accettazione di cose che non puoi cambiare e intervenire invece su quello che puoi cambiare, far risparmiare un sacco di energia. E poi il discorso dei valori portato avanti dall'acceptance, dall'act, è veramente molto importante, perché a un certo momento ti domandi non solo gli obiettivi, ma anche gli obiettivi degli obiettivi. Beh, voglio essere eletto, ora dicono in molti, parlando di politica, di elezioni. Sì, ma poi che ne fai delle tue elezioni, dei tuoi voti? Abbiamo fregato gli altri. Sì, ok, nobile obiettivo. Ma che te ne fai? Qual è l'orizzonte? Qual è l'obiettivo degli obiettivi? Voglio far soldi, sì, ok, ma che ne fai dei soldi? Non arrivano a dare una risposta a questo. Allora, un discorso di rilassamento, un discorso di prendere in mano la propria esistenza, vedere un po' gli obiettivi e gli obiettivi degli obiettivi, rientra pieno nella terza ondata di psicoterapia, secondo me, poi non sono un gran teorico. E l'altro aspetto che mi sembra molto importante, su cui mettere il dito, è l'effetto deleterio a volte dell'università. Che senso? Io sono diventato prof a 29 anni per una serie di colpi di fortuna. Questo discorso del publish or perish, o pubblichi o muori, ha portato moltissimi colleghi professori universitari nella logica della pubblicazione ad oltranza, che se non ne fai perdi il posto. E la pubblicazione è valutata con l'impact factor, per cui se riesce a essere pubblicato sulla rivista importante hai tanti punti, e poi sul fatto che gli altri citino il citation index, il tuo lavoro. Allora a volte fai delle cose che servono come provocazione per avere alto citation index, oppure fai delle cose che siano pedisse per ripetizioni con piccole alterazioni, perché sai che la rivista ti pubblica così. Però la libertà di ricerca, la che si ha da imprenditori veri nell'azienda o da artigiani che si trovano a costruire qualcosa, o da inventori, viene molto persa, perché noi tiriamo su
delle persone che diventano professori a 50 anni, magari associati, e lo diventano solo se hanno seguito il loro professore, diventandone copie, cloni, e vengono pubblicati se dici delle cose che altri professori accettano. Ah, tu sei di quella banda, tu sei di quest'altra. Se dici delle cose diverse, ti va male. Quindi una spinta al conformismo nelle nostre università. Non per nulla Steve Jobs non era laureato ed ha inventato belle cose. Quindi se si riuscisse a trasmettere con l'università non solo teorie o modi compiaciuti di ripetizione delle proprie azioni, ma una curiosità nel confronti della realtà che ci circonda, una chiave di lettura, un modo di analizzare la realtà, anche di ridere su se stessi. Potrebbero nascere sicuramente idee anche più creative. Idee un po' più creative, cioè l'idea divergente nella nostra struttura sia universitaria, sia economica, sia tende a non venire fuori. A essere anche osteggiata. A essere osteggiata. Eppure, che poi voglio dire, l'idea divergente ha ampie probabilità di fallire. Non so se certo, mi sbaglio. Certo. Quando dicevo l'imprenditore, per 10 negozi che vengono aperti, 8 poi chiudono, però qualcuno diventa una catena. E lo stesso le idee divergenti, molte hanno facilità. Un'altra cosa, secondo me, un recupero importante di classici antichi. Correre dietro l'ultima novità ci rischia di far pubblicare perché siamo molto in linea e up to date, ma la natura ha, con la sua selezione, fatto morire non i più deboli, ma i non idonei negli anni, nei secoli, nei millenni, perché non è la lettura di Darwin come la selezione del più forte, non è così, è la selezione del più idoneo. Idoneo a sopravvivere, gli scarafaggi sono più idonei dei mammut, resistono molto di più. Quindi andiamo verso una selezione. Gli eroi muoiono giovani e li mettiamo il monumento in piazza, voglio dire. Noi siamo i figli dei figli dei figli dei fifoni, di gente che si è protetta la loro inutile esistenza e che sono riusciti a mandare una traccia dietro di sé. Professore, tornando un attimo sul discorso della terapia, la chiusura della terapia, come avviene? Cioè, com'è che, quali sono gli aspetti che lei nota, che le fanno dire che è il momento, come la descrive, come se la può raccontare brevemente? Anche perché a volte è una delle cose che si dà un po' per scontate, no? Si dice a fine terapia, e poi cosa significa a fine terapia? Ho tenuto un paio di lezioni in una scuola di specializzazione sulla conclusione della terapia e poi non mi sono state più richieste, ma è un aspetto importante. Innanzitutto non si chiude del tutto la terapia, la porta. Mi è capitato di vedere la terza generazione in certe famiglie. Avevo visto la mamma, poi ho visto la di lei mamma e poi la figlia, insomma, quindi oppure di rivedere a distanza di 20 anni la stessa persona per l'ultima visita di ieri, era una paziente che avevo visto in università e ora una dirigente aziendale con dei problemi. Ecco, una chiusura del tipo basta sei guarita, eccetera, sarebbe stata impropria all'epoca. Quindi che succede? Che succede? Succede che si fa un po' il punto della situazione, si cerca di vedere un po' che cosa ha imparato della situazione, cerco di attribuire a lei o a lui l'intero merito della cosa, non alle medicine o al mio intervento, per vedere come abbia una chiave di lettura in più. Spesso succede che ci si ha una serie di telefonate dopo, così, ma che si rimanga un momento un po' aperto, ecco, dopo la conclusione della terapia, salvo poi rivedersi a distanza di tempo, perché non è
sorprendente che uno ritorni dopo 20 anni, perché ritorna dopo 20 anni, Kim era una studentessa in Bocconi, poi a distanza di anni è un dirigente aziendale, prima non aveva mariti, poi mariti e figli. E il terapeuta rimane un po' una figura di riferimento. Rimane un punto di riferimento e ai pazienti fa molto piacere vedere che ti ricordi di loro. Io magari le facce non le riconosco tanto facilmente, ma le situazioni rimangono davvero impresse, forse perché le vivi anche con un po' di emozione nel momento dell'incontro. E quindi ecco, una chiusura che non sia una chiusura improvvisa. Un'altra cosa che mi capita di dire ai pazienti è che se non mi chiamano loro, li chiamo io. Ve lo chiedo se gli dà fastidio, spesso mi dicono che gli fa piacere. Mi è capitato in tempi non remoti di chiamare, diciamo 3 anni fa, una paziente con cui avevo chiuso la terapia 15 anni prima, avevo il suo numero, era una borderline, mai avrei telefonato nell'anno, nei 2 anni successivi. Ho tenuto una lezione sui disturbi di personalità, avevo citato questo caso, l'hanno chiamata, mandandole un messaggino, lei mi ha richiamato, era contenta di sentirmi, è tuttora viva, per un borderline già qualcosa. Non era più finita in ospedale, credo per un borderline già qualcosa, non ho voluto indagare più di tanto, però rimane una memoria, un affetto anche nei confronti di alcuni pazienti speciali, se vogliamo. Certo. Altri poi sono schede che diminuiscono un po'. L'ultima domanda. Il paziente difficile, questa è stata una categoria introdotta da Perris. Esiste questa categoria? Si trova d'accordo con questa categoria, cioè con l'esistenza di una categoria di pazienti più complessi per certe caratteristiche che li accomunano? E se sì, com'è che cambia il suo modo di approcciarsi, se cambia questo genere di pazienti? Allora, alcune categorie diagnostiche, tipo il disturbo antisociale di personalità, tipo certi disturbi borderline misti a paranoide, per esempio, eccetera, sono davvero pazienti difficili, ma poi soprattutto ho trovato difficili dei pazienti con delle basi culturali che andavano a valorizzare la malattia. Ah, interessante. Sono pazienti che solo stando malati riescono ad avere giustificazioni per i loro insuccessi o rapporti privilegiati con genitori, col mondo. Immaginiamo un perfezionista, quelli che se non prendono la lode è già un brutto voto, perché il 30 senza lode non sta bene. Ma in quel caso cambia, cioè quando ci si trova di fronte a pazienti di questo tipo, cambia in qualche misura l'approccio di lei come terapeuta? Ma partiamo dal presupposto che appunto non c'è l'obbligo di aver successo con tutti, perché una delle ansie dei colleghi psicoterapeuti è quello che devi farcela, e se ce la fai è tutto merito tuo, e se non ce la fai è tutta colpa tua. È tutta colpa del paziente che ha le resistenze, capito? Certo. Che non collima con la il famoso modello di riferimento. Assolutamente di acciaio inossidabile, quindi se ce la fai sei un dio della terapia, e se non ce la fai è colpa del paziente che ha le resistenze o non è motivato al cambiamento, eccetera, quindi è sempre colpa sua. Io penso che, non avendo mai guarito nessuno in vita mia, perché così penso che sia, ci siano delle situazioni nelle quali si semina e si semina molto, e poi magari raccogli dopo qualche anno, dopo qualche tempo, non una cosa immediata. Quindi questi pazienti, oggettivamente, alcune diagnostiche, per esempio in tempi recenti sto seguendo un ragazzo cerebro che si è rovinato.
allenato il cervello con l'ecstasy e quindi va interpretato come un cerebro leso, però è anche tossicodipendente. E questo è un paziente particolarmente difficile perché non ha la capacità di comprendere al di là dell'immediato. E dell'immediato cosa c'è di meglio delle droghe? Certo. La cocaina ti tira su, e l'alcol ti fa sballare un po', per poi dar calma fuori. Non esiste cosa più veloce delle droghe. Se non hai la capacità, perché ti sei fregato i lobi frontali con l'ecstasy, una capacità di pianificazione, di scegliere la gallina domani invece che l'uovo oggi, ti sfugge totalmente. E questo è un caso che mi sta molto a cuore, ma allo stesso tempo sul quale posso prevedere dei tempi molto lunghi. E per cui una volta anche un investimento, si semina e poi la crescita avverrà magari. Si semina e poi la crescita avviene. A volte la gente guarisce anche per cause che sono al di fuori della terapia, un innamoramento, una catastrofe. Voi siete stati sotto il terremoto. Infatti. Anche lì non esiste agorafobico che con un incendio in casa non esca pestato. Sì, infatti, è vero. E nella depressione più grave, un terremoto come quello che avete avuto voi, non ti permette di stare lì a piangere, vai, aiuti gli altri, smuovi le macerie, poi a distanza di tempo guardi la devastazione, ti deprimi ancora di più. L'adrenalina fa molto, insomma. Come reazione immediata. Quindi penso che se esistano pazienti difficili, ne ho incontrati, ora non so se è appunto la visione di Perris, anche lì devi scrivere un libro e chiaramente cerchi di contestualizzare a posteriori le cose cercando di identificarle in una maniera migliore. Certo. Per cui poi un seguace piglia la pagina 132 e te la ricita, quando magari uno manco si ricorda di aver già scritto. Io qualche libro l'ho scritto e quando vengo citato alla lettera mi sento quasi imbarazzato. Come dire, il discorso è molto più fluido. Il discorso è molto più fluido, sì. D'accordo, professore, la ringrazio ancora una volta e grazie. Grazie a voi.